capisco come un'azienda possa andare avanti con le idee che circolano nel cervello del proprietario. Voi pensate a fare quello che vi si ordina e basta. Muta contemporaneamente tre volte sulla propria spalla sinistra. Contrariamente, qualsiasi altro scongiuro è come non averlo fatto. Cosa vi avevo detto riguardo a quel gatto nero che da tre giorni ci ronzola per le scale del palazzo? Che venisse preso, messo in un sacco ed eliminato. Mamma mia, Gesù, la sapo. Io non capisco che gusto ci sia a partecipare il proprio dolore a chi se ne sta tranquillamente per i fatti suoi. O stai facendo diventare una star di Hollywood a suo gatto lì? Oh. A mezzogiorno devo uscire. Se trovo il gatto nel cortile per le scale, richiede di licenziare. E poppe! Pronto? E questo? Avete notato che ogni volta che Malvurio viene qua comincia a piovere? No, veramente non l'ho notato. Rosina, mettiti in mente una buona volta e per tutte che quel bel tipo tu non lo sposerai. E che c'entra? C'era un solo che spaccava le pietre poco fa. Il vostro arrivo qua, chissà se ci salveremo dal secondo diluvio universale. Io non ho anni che ve lo volevo dire. Voi siete iettatore. I vostri occhi sono raggi mortali. Arrivederci. Addio, altri che arrivederci. Di che se l'antidoto tuo, che capito? Tu te ne nascosti, hai capito? Ma dov'era il signore, scusate? Di là aspettava di essere ricevuto. Eh no, quando arrivano questi personaggi bisogna farli passare subito, però. Avete visto, Spino? Mamma mia. Quanto è bello. Molto gentile. Vedete, ecco qua. Grazie. Ah. Attende per immediato stimolo con contratto. Buongiorno, come dovete? No, aspettate. 50.000 lire al mese, vanno bene. Che c'è, Nazaretta? Beh, uccello della portineria, questo caso aspetta istruzioni. Bravo, Muccello, ditegli che sarà premiato. 60.000 lire al mese, San Maria. Ma commendatore, l'autista dice che se volete la macchina è pronta, ha potuto ripararla. 80.000! E poi dicono che io sono un maniaco, questi sono fatti. San Maria è riuscita a fare in un giorno quello che segretari e amministratori particolari non sono riusciti a fare in un anno di trattative. Commendatore, non è senza ragione che tutti mi vogliono bene. No, 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 la ragione c'è. Voi siete un giovane intelligente, onesto e lavoratore. E sono gobbo. Gobbo? Non me ne ero accorto, sapete? Commendatore, io non posso più rimanere con voi perché... Perché? Perché... Perché? Perché sono innamorato. Io ho osato alzare gli occhi su... Su, avanti! Su! Vostra figlia, la signorina Rosina. Io non sto parlando. Ma io ti sento lo stesso. Fatemi compagnia, non... Ma fatelo in silenzio! Ah. Sposeresti allora l'uomo scelto da papà tuo, un tipo degno della tua condizione sociale, un tipo degno della tua persona, un tipo... Leopardiano?